Siamo nella sede del Caudino con l'avvocato Mario Picca che lanciò un'idea che oggi si concretizza, quello di regalare un defibrillatore alla squadra del Cervinara. Per le note vicende che conosciamo tutti, per i tanti problemi che si hanno sui campi, soprattutto dalla morte di Morosini, è diventato obbligatorio. Il Cervinara forse non ne aveva, anzi, sicuramente non ne aveva le possibilità. C'è stato quest'atto che effettivamente è qualcosa di particolare, di bello, soprattutto che lega il calcio alla vita. Sì, innanzitutto dobbiamo fare un grande ringraziamento al Caudino e al direttore del Caudino, il dottor Alfredo Marro, perché ci ha dato anche lo spunto, allorché fu presentato il libro sulla storia del calcio di Cervinara, di rilanciare un'idea che già era stata accarezzata in passato e che poi per varie motivazioni non si è più realizzata. Sono contento che questa idea si è concretizzata. Confido adesso nella sensibilità degli sportivi cervinaresi di dare un contributo affinché si possano coprire le spese che sono state effettuate per l'acquisto di questo presidio sanitario che molto spesso può sembrare superfluo, ma in alcuni casi, noi speriamo mai, può salvare delle vite umane. Allora, prima di tutto voglio fare i complimenti al Caudino perché è di vitale importanza avere un apparecchio al campo sportivo. Questo è un apparecchio facilissimo da usare, cioè usando questo apparecchio non si può sbagliare perché è l'apparecchio che ti dice quello che devi fare, che poi alla fine, se lui ritiene opportuno di defibrillare, devi premere un pulsante. Ma tutto ciò non basta, l'apparecchio ti può ridare la vita, però sei tu che poi devi continuare con una manovra che è il BLS. Cioè, quindi dobbiamo istruire persone che stanno al campo, assistono agli allenamenti, alle partite, ad usare questo apparecchio e che in diverse occasioni veramente salva la vita. È un'iniziativa lodevole quella del Caudino di questa sera che va presa pure come esempio da parte anche di altre associazioni perché parecchi pensano di dare una mano nel sociale, nell'organizzazione dei servizi sul territorio e quant'altro, però poi negli atti concreti pochi fanno qualcosa. Per la verità mi devo complimentare con il Caudino per questa grande iniziativa che è un fatto di civiltà e di aiuto concreto verso praticamente la squadra di calcio che con il defibrillatore probabilmente, speriamo che non ce ne sia mai bisogno, però può contribuire pure a salvare qualche vita umana. Non vi nascondo che da questo potremmo prendere esempio anche noi come amministrazione per prenderne qualcuno pure noi per le scuole eventualmente. Questo è l'apparecchio, diciamo, salvavita. Per usare questo apparecchio è facilissimo perché ci dice tutto lui, parla. Questi sono gli elettrodi da applicare. Questo connettore va inserito, si accende la macchina e lui inizia ad analizzare il paziente. Se malauguratamente io sbaglio, premo, non mi fa defibrillare. Cioè, solo se lui mi dà l'ok, io devo premere questo pulsante e poi è finito. Lui rifà le analisi. Se ha bisogno ancora di defibrillazione, me lo dice sempre lui. Se invece il paziente diviene, qua abbiamo bisogno di persone abilitate, cioè che devono continuare la manovra del BLS. Cioè, che significa? Questo qui si usa quando lui fa defibrillare, quando il cuore è fermo, sei in arresto cardiaco. Con la defibrillazione riprende il battito, però non è detto che riprende la respirazione. Quindi tu devi fare questa manovra che è il BLS, cioè la respirazione e le pulsazioni. Siamo con il presidente Ricci nella sede del Caudino, c'è stata la consegna del defibrillatore da parte del Caudino alla società del Cervinara, un onere oltre che un onore perché bisogna istruire il personale a questo presidio sanitario, se ne fa carico logicamente il Cervinara con la partecipazione della Misericordia, però diciamo la verità, è un qualcosa che poche squadre di calcio dilettantistiche hanno e soprattutto è un qualcosa di eccezionale. Ma ringrazio il Caudino, penso che siamo la prima squadra di promozione, forse ad averlo. Quindi un pregio anche questo per Cervinara, che è sempre all'avanguardia sullo sport. E quindi voglio dire, su questa cosa ringraziamo
questo bellissimo pensiero del Caudino. Sì, certamente ci impegneremo affinché delle persone, ne abbiamo già qualcuno che ha fatto già questo corso BLSD, ci saranno altri che lo faranno, in collaborazione anche con la Caudina Casale che si è impegnata insieme a noi anche stasera, è presente qui. Quindi voglio dire, è una bellissima soddisfazione per noi, per il paese e per lo sport in generale a Cervinaro. Un onore importante anche perché la Caudina ha a che fare con i giovanissimi, quindi già da quell'età è importante istruire e soprattutto avere qualcosa che ci auguriamo mai può essere un salvavita. Ma io direi anche ai tifosi, perché allo stadio è uno spettacolo dove partecipano migliaia di persone, soprattutto a Cervinaro, quindi non è che sia un salvavita per chi fa attivamente il calcio, ma anche per quello che è il contorno, quindi un atto di civiltà. Però io penso che questo sia, io la vedo in maniera diversa, vedo che questo è più un gesto di solidarietà inusuale per Cervinaro, cioè la prima volta, forse una delle poche volte che si fa qualcosa per qualcuno, per un settore particolare. Di solito nelle nostre zone si fa quando qualcosa che è per tutti e rende anche sul piano mediatico. Aver fatto qualcosa per un solo settore è un cambiamento di civiltà, secondo me, che ci vuole dalle parti nostre. Questo è un primo passo, spero che nel futuro ci siano altre occasioni dove partecipare non solo per quando il bene è comune a tutti, ma quando soprattutto anche quando poi c'è una nicchia da salvaguardare come quello dello sport e soprattutto quello dei nostri figli, poi tra l'altro, che stanno sul campo, ma ripeto, come per i tifosi. Però aver fatto questa azione di beneficenza, di sostegno a un solo settore, dà il segno che qualcosa sta cambiando, che a volte spesso si fanno le cose solo quando si fanno per tutti, invece queste iniziative mi danno speranza nelle nostre zone, soprattutto nel nostro comune, ci si cambi mentalità, che è un atteggiamento per la gente, non magari, come spesso succede, contro la gente. Quindi sono contento più per questo, per gli aspetti psicologici e sociali che rappresenta questa donazione. Complimenti a chi ha avuto l'idea di metterla in atto e spero di poter partecipare anch'io a altre iniziative del genere.